Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge. Stamattina siamo qui per fare la challenge del calendario dell'avvento di Gustavox. Nel caso vi fosse persi l'apertura del calendario, vi consiglio di fermare un attimo questo video e andarlo a vedere, anche perché ci saranno tanti prodotti che sono usciti al suo interno che io non proverò, tipo come tutti i prodotti comunque sotto aceto, tutte queste cose qua che a me non piacciono e quindi ho deciso proprio di non provarle, poi pure altri prodotti che non sapevo comunque come abbinarli non ci saranno, quindi non dico che ci sarà la metà dei prodotti del calendario dell'avvento, però quasi. Quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Ok, io direi subito di provare la camomilla, questa qui della Cupper, sì, penso di sì, è una tisana bio, è un infuso di camomilla e pesca, infatti la pesca si sente tantissimo, veramente tanto. Buono, la pesca prevale tantissimo, molto delicata, non è per niente chimica. Poi già l'odore, infatti di là mi ha profumato tutta la cucina, è veramente molto buona. E poi andiamo a provare questi dolcetti della Corsini, esternamente cacao e dentro ripieno al cioccolato, sei dolcetti confezionati singolarmente. Oh vabbè, ma che bello! Wow! Che bella sta cosa! Il profumo di cacao si presenta proprio come sulla confezione. Ma forse il cioccolato è fondente. Wow, sono buonissimi, veramente buoni. Si sente proprio la qualità del biscotto, si vede che è un biscotto pregiato. Il biscottino me lo mangio e poi inizio una super super giornata ricca di impegni e cose da fare. Vi ho fatto vedere che praticamente è come sulla confezione. Poi mi piace questa cosa che i biscotti siano confezionati singolarmente. Allora, per me che faccio comunque tanti video sui prodotti alimentari, non dico tutti i giorni, ma quasi, avere tanti prodotti aperti non è mai semplice, infatti dobbiamo sempre, sembriamo tipo una catena di montaggio per smaltire tutti i prodotti in poco tempo, quindi trovare prodotti confezionati per me è sempre una salvezza di un punto in più. Ci è andata bene, dai, non ci possiamo lamentare, quindi ci vediamo direttamente dopo o con uno snack oppure direttamente con il pranzo. Eccoci qua, diciamo con l'aperitivo marchio Fruittella Good For You Mix ricarica a fonte di magnesio, un prodotto bio e vegan. Ingredienti: anacardi, arachidi tostate, preparazione alimentare a base di mirtilli rossi disidratati. Vediamo. Wow! Alla fine questa frutta, la frutta secca, sembra buona. Mirtilli li lascio a mamma perché a me non fanno impazzire e ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo, ma che dire, un pranzo molto diverso dal solito, molto semplice e molto povero. Questo c'è anche il dolce qua, vi ho fatto vedere già tutto. Voglio iniziare da queste qui, ho queste gallette di riso integrale, sottili e croccanti al sale marino. Di qua inizia a fare un po' freddo. Sono buonissime.
spettacolo, perché sono super sottili. Wow! E le voglio provare con questa yoghurtese, quindi diciamo è allo yogurt, ideale per carne e pesce, yogurt parzialmente scremato, develi, vabbè, vediamo. Wow, wow, che spettacolo! È buonissima! Wow, che buono! Questo veramente sulla carne. È un po' aspro. Veramente buono. Questo col petto di pollo, domani la devo provare così. Questo col petto di pollo, mamma mia. L'avocado. Questa se la trovate prendetela. Prendetela. Wow. Roberto, tutto il buono del pane. Sono dei mignon con semi di sesamo. Ingredienti: farina di grano tenero, tipo 0, olio di palma, semi di sesamo. Ok, all'interno c'è la farina di grano tenero. No. Non mi fanno impazzire. Sono salati della Vitors, senza olio di palma e senza glutine, crema spalmabile, 20% pistacchi. Ok, ce l'ho fatta ad aprirlo. Mamma mia, raga, mi sono uccisa. Vediamo. Molto bella, molto densa. Azione anche. Ci resta che prima voglio assaggiare la crema da sola. Scusate, ma lo devo assaggiare così, non voglio fare. Oddio, il retrogusto di pistacchio si sente. Il pistacchio si sente. Non tantissimo, beh, io sono abituata anche ad un altro gusto del pistacchio, ecco, quindi, però non è male come crema. Mi state invidiando, lo so. Questi rovinano tutto, non mi piacciono proprio. Pranzo abbastanza semplice, ecco perché non ho fatto quel mini break per poi impegnare la mia giornata in altro, per evitare di mangiare prima per poi stasera avere fame, quindi sto calcolando un po' così. E nulla, quindi anche il pranzo è andato, ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Eccoci qua, è arrivata l'ora della merenda. Ovviamente per merenda loro non vedevo l'ora di provarlo, del marchio Fortune, non i cornetti ripieni di cacao, e poi dopo assaggeremo due di queste qui delle Little Spot, le mini barrette, e infatti voglio provare gusto marzapane e basta, e yogurt. Però prima di iniziare con questo voglio assaggiare questo succo di melagrana del marchio L'Homme, antiossidante.
bello aspro, buono, veramente buono. Assaggiamo i cornetti, eccoli qua, si vede. Metti così. Cioè, assaggiamo. È sfizioso, no? È buono. Immaginati tipo più sacchio dentro. Limone. Tieni. Guarda, secondo me questi limone spaccano. Iniziamo a assaggiare marzapane? Cioccolato fondente ripieno con marzapane. Secondo me non ti piacerà. Pure con me. Mamma mia, è fondentissimo. Secondo me non mi piacerà. Mandorla. No, non mi piace. Però è mandorla. No, è mandorla. Non fa per me. Yogurt. Yogurt. Oh, buono. Ma non batte la Milka. Non batte. Ah no. Quello era buonissimo. Biscotto. Somiglia molto al Kit Kat. Quale dei tre preferisci? Yogurt e biscotto. Tra i due? Forse yogurt. Eh? E ci vediamo direttamente stasera con una triste cena. Quindi vediamo cosa ne esce. Mamma mia, speriamo bene. Eccoci qua con la cena, con il penultimo pasto, che odorino della pedano. Vi leggo tutto perché poi ho lasciato di là, ma voi già ve l'ho fatto vedere, si sente un odore di cereali pazzesco. Allora, all'interno c'è misto di lenticchie e cereali cotti con olio extravergine d'oliva. Io sinceramente ho aggiunto stesso l'olio. Quello lì che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento, dopo vi lascio una foto perché mi sono dimenticata di farvi il video. E comunque è buonissimo, un odore di proprio di olio, proprio buono buono buono. Ovviamente io l'ho riscaldato per 2 minuti e mangiamo qualcosa di sistemato. È pazzesco. Devo aver mangiato cioccolato solo da stamattina. Wow. La pedano è un ottimo marchio. Wow. Troppo buono. Questo ho mangiato così, ma anche accompagnato da una fonte proteica, un animale tipo, non so, un hamburger di scottona, oppure un po' di avocado dentro. Wow!
cena andata. Sicuramente ci vediamo dopo con il pre-nanna, perché volevo, cioè il pre-nanna tra mezz'oretta, voglio provare insieme a voi la crema spalmabile nocciole e cacao della Yumai, e poi sinceramente volevo provare anche un goccio di questo zabaglione al caffè della Lolli dolce, quindi ho il liquore dolce e sinceramente volevo provarlo, anche se non lo so, non mi ispira tanto, però volevo provarlo insieme a voi. Quindi ci vediamo direttamente tra mezz'oretta. Ok, eccoci qua. Non so se provare prima questo o... Qui ovviamente le gallette per accompagnare la crema con tutto. Allora, meno 70% di carboidrati, più mai, senza glutine, keto fit, senza olio di palma e senza OGM. Allora, per 100 grammi a 438 calorie, grassi 32, carboidrati 17, di cui fibre 17, proteine 12, carboidrati 17, di cui zuccheri 14. Wow. Comunque come valori sono buoni, eh? Mamma mica d'oro. Molto liquida. Wow, bellissima la consistenza. Veramente bella. L'odore è buonissimo. Aspettate, non riesco a capire il gusto. Che gusto nocciola, ma non tantissimo. Ha proprio gusto strano, io non ve lo so spiegare. Forse quello che sento è l'eritritolo, cioè non lo so, si sente la nocciola, ma è proprio lievissima. No, però non è male. È molto buona, anche i valori poi sono buoni. Con queste che sono salate, ho paura di questo, so che non mi piacerà, anche perché tuorlo io non sono un amante di questo genere di liquore. Io di solito io sono solo team limoncello e team fragolino. Troppo forte. Per i miei gusti è troppo forte. Ricordo che l'anno scorso quello al pistacchio era veramente molto buono. A me i sapori forti, ormai chi mi conosce sa, però lo volevo provare e so che non mi piace. Però ovviamente sono gusti, quindi cioè poi io non amo i sapori forti, il limoncello non è che è tanto delicato e tanto dolce, però diciamo che gli agrumi li amo di più. E quindi niente ragazzi, ci vediamo. A dire se ho, sicuramente mio padre e chi ama questo tipo di liquore lo apprezzerà sicuramente, e infatti mio padre secondo me lo amerà. E quindi nulla, io con l'ultima galletta vi saluto. Ah, vita mia. Vi saluto e me ne vado a dormire. Ci vediamo direttamente domani mattina con l'ultimo pasto. Eccoci qua con l'ultimo pasto, che sarebbe la colazione. Ho fatto questa tisana. Allora, sembra di entrare tipo in un negozio di dolci natalizi stracolmo di cannella e zenzero. L'odore è molto forte di questa tisana. Allora, il marchio è Regina di Fiori Bio, favola di Natale, tisana dell'inverno con ribes, cacao, cannella e zenzero da agricoltura biologica. Vi faccio vedere i filtri perché sono meravigliosi, sono tutti imbustati singolarmente.
Mi piace che non ha tipo quella catenella di quel filo, diciamo, perché così non cade. È troppo forte e anche troppo stucchevole, ecco, non è un perché sono gusti, però sicuramente per chi ama questo mix la amerete, però io sinceramente non mi fa impazzire, ecco. Troppo speziata, troppo. Ok, proviamo della Loacker gusto mandorla, sono tipo dei della gran pasticceria, dei biscotti meringati con crema alle mandorle e cioccolato al latte. Oh mio Dio, che profumone. No vabbè, ma sono bellissime. Wow, meravigliose. La mandorla si sente ma non è stucchevole. Wow, raga, oh mio Dio, sapete che io non amo tanto la mandorla, a volte mi piace mangiarla così assoluta, ma nei dolci non mi fa impazzire, ma questo è stratosferico. Quindi nulla, io spero che anche questa challenge vi sia piaciuta, anche questa challenge volge al termine e noi ci vediamo direttamente con un prossimo video. Ciao!